Ciao ragazzi, un grosso saluto da parte mia, Luca Di Leonardo e dallo staff di tuttofantacalcio.it. Nuovo video riguardante la 26ª giornata, giornata che inizierà con l'anticipo venerdì ore 20:45 tra Juventus e Torino. Quindi ricordatevi di schierare la vostra fantaformazione entro non oltre le 20:45. Prima di iniziare l'analisi, vi invito a iscrivervi al nostro canale qua su YouTube. Scrivete, cliccate su mi piace, cliccate sulla campanellina per essere sempre avvisati riguardo i nostri nuovi video e ovviamente siamo a disposizione con i vostri dubbi di formazione, scriveteci qua sotto nei commenti. Iniziamo con gli squalificati di questa giornata, sono ben 11, abbiamo Medel, Svanberg, Bastoni, sempre che non gli venga ridotta la squalifica, si saprà venerdì se il difensore centrale dell'Inter alla fine sarà a disposizione, però per ora è squalificato. Brozovic, Danilo, Luis Alberto, Lucas Leiva, Mancini, Amian, Busio e Okereke. Questi appunto gli 11 squalificati di questa 26ª giornata. Iniziamo dalla porta, dove il primo nome consigliato è Ospina, per lui 11 clean sheet stagionali. Gioca contro il Cagliari in trasferta alla Unipol Domus. Può tenere la propria porta in battuta. Ricordiamo che negli ultimi 7 giornate ha subito appena 3 reti. Altro nome consigliato per questa giornata è Skorupski, 8 clean sheet per lui in stagione, non pochi per non essere un top di reparto, quindi può essere una scelta low cost per questa giornata, così come scommessa di giornata vicario dell'Empoli impegnato nella trasferta contro la Sampdoria, per lui appena 4 clean sheet stagionali, ma se siete in estrema difficoltà potete rischiare l'estremo difensore empolese. In difesa il primo nome consigliato è Dumfries. Non porta bonus da diverse giornate, per lui appena un assist nelle ultime 5 giornate. Nella sfida interna contro il Sassuolo si può schierare. Non è detto che possa essere lui il titolare, però schieratelo con adeguata copertura. Stesso discorso per Calabria. Da quando è rientrato ha portato un assist, è sicuramente una garanzia, ma non abbiamo la garanzia, visto che in questa giornata si giocherà dal venerdì al lunedì, non abbiamo garanzia di titolarità. Anche Calabria potete schierarlo con adeguata copertura in panchina. Terzo nome, scommessa Erlich, impegnato lunedì nella trasferta contro il Bologna. Pensate che nelle ultime 8 giornate non ha mai portato un'insufficienza e ha anche portato un gol. Se siete in difficoltà in difesa potete schierare Erlich per questa giornata. A centrocampo il primo nome consigliato è Milinkovic-Savic, impegnato nella trasferta di Udine, per lui 5 gol e 3 assist nelle ultime 10 partite, sicuramente un top, quindi ovviamente non abbiate dubbio sullo schierarlo. E così come si può schierare anche Çalhanoğlu, è stato probabilmente il migliore dell'Inter nella sfida di Champions contro il Liverpool, ma non segna dalla 17ª giornata. Può essere la giornata giusta per Çalhanoğlu per ritornare al bonus. Terzo nome a centrocampo, Sensi, appena arrivato alla Sampdoria ha portato un gol e un 6 a mezzo. È un giocatore sicuramente che sta bene, l'avete magari probabilmente preso al mercato di riparazione, oppure ve lo siete tenuto come ottavo slot, è arrivato il momento di poterlo schierare con più continuità. In attacco il primo nome consigliato è Caprari, per lui 5 gol e 2 assist nelle ultime 6 giornate, anche la scorsa settimana non si era allenato e avete visto la partita che ha fatto contro l'Udinese, quindi può essere schierato come terzo slot, così come fiducia a Leao, impegnato nella trasferta contro la Salernitana, anche lui 3 gol e 2 assist nelle ultime 6 giornate, quindi sicuramente un altro Leao rispetto alle scorse stagioni. Diamogli fiducia che può portare bonus. Come terzo nome in attacco, Insigne, per lui 4 gol negli anni al Cagliari su rigore, ha trovato gol nelle ultime 4-3 giornate con 2 gol su rigore, mettiamolo perché sta bene, è comunque un giocatore, ricordiamo che è il rigorista del Napoli. Ecco quindi ragazzi una breve analisi di questa 26ª giornata. Vi ricordo chiaramente che siamo a disposizione per i vostri dubbi di formazione, scriveteci qua sotto nei commenti. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina per essere sempre avvisati riguardo ai nostri nuovi video. E se vi è piaciuto questo video, vi invito anche a lasciare un like. Per ora è tutto, ricordo anche le nostre live su Twitch, poco prima della consegna delle formazioni, quindi giovedì e venerdì. Seguiteci se volete avere anche dei consigli in real live. Ovviamente vi do appuntamento anche su Twitch e vi auguriamo buon fantacalcio a tutti e appuntamento al prossimo video. Ciao!